oggi a Muchachos finalmente raggiungiamo. No, finalmente. No, finalmente, siete finalmente. Raggiungiamo la frutta, la verdura. Anguria presa! Adesso vi possiamo dire dove andiamo. Raggiungeremo la costa belisiana, ragazzi, cioè la parte più famosa del Belize. Però per raggiungere la costa passiamo per la Hummingbird Highway, cioè la strada del colibrì, la strada più panoramica di tutto il Belize. Quindi passeremo attraverso la giungla e ci fermeremo lungo la strada a fare qualche cosa. Primo stop lungo la strada, e questo è il Blue Hole National Park, quindi un parco nazionale. C'è questa piscina balneabile dove ci andiamo a rinfrescare un pochettino, e c'è anche una grotta, una delle poche qui in Belize che è accessibile a tutti senza guida. Si chiama St. Herman Cave, vogliamo anche andare a dargli un occhio. Adesso però facciamo pranzo al volo con tutte cose fresche comprate a Springfield, nella comunità dei Mennoniti, e poi andiamo a farci un giro in questo parco nazionale che dovrebbe costare 8 dollari belisiani a persona l'ingresso, quindi 4 euro a testa. La flecchia è pronta? Pronta, pronta per andare nella grotta. Perfetto. La flecchia dice che dopo aver mangiato è pronta a smaltire. Quindi la prima visita di oggi sarà una grotta chiamata Herman's Cave, una grotta ermana. Andiamo! Questo è il suono che bisogna fare per cacciare gli animali. Allora, ma dove vuoi andare te con sta lampadina? Io con questa lampadina esplorerò le grotte belisiane. Eccoci alla grotta, la Sandermana. Città sta facendo il ballo del tam tap. Vai, tap tap. Il ballo del tam tap, la zanzara cosa fa? Ti si mangia tutto il sangue. La temperatura è cambiata, si sente che ci stiamo avvicinando alla grotta perché è veramente, veramente... Aia! Amore, c'è la zanzara. Amore, però, c'è, cioè... c'è la zanzara, amore, non ti sto scherzando. Ho staccato un orecchio. Ma ringraziami. Ringraziami. Non lo so. Stavo per dire... Mi devo prendere pure gli insulti, gli salvo la vita. Certo. Stavo per dire che la temperatura è cambiata e si sente perché siamo anche vicino alla grotta e quindi arriva un'aria bella fresca. Andiamo, dai! Yeah. Forza, andale! Ragazzi, ci stanno le nuvole di zanzare intorno. Assurdo! Vecchia, sei pronta ad andare? Prontissima. Andiamo. Amiciacci, non chiedeteci dove stiamo andando perché non lo sappiamo manco noi. No, a parte gli scherzi, dobbiamo arrivare a un cartello che ci dice da adesso in poi non potete più continuare. Quindi il mio pensiero è, speriamo che arriva presto sto cartello qua perché non si vede niente. Devo dire che il percorso è ben segnalato, quindi bravi a quelli del parco. Quello lì assomiglia alla pirite, sembra oro, ma non vedo se è oro. Gonna make you not blue. Not blue. Ma delle
esploratrice Flecchia. Non posso ridere che qua con la mia risata casca giù tutto. Aspetta, ma fammi tenere che casco giù sul culo. Mia mamma mi dice, sei un incosciente. Non ridere, non ridere. Stay on path. Dove che vado? Qua ti dicono lo stesso sentiero. Cioè, cosa gli dice la testa? Ma diciamo che non ci sono stalattiti o stalagmiti, però c'è il fiume qui sotto, c'è l'acqua, ed è dove i ragazzi fanno anche tubing, quindi si buttano con i ciambelloni di gomma. E la grotta è gigante, però non ci sono formazioni rocciose strane, però magari le troviamo più là. Ora siamo completamente sottoterra, dentro la roccia, non si vede più l'entrata e ci siamo allontanati di circa, credo, 200 metri. E fa sempre più buio, pieno di insetti, e diciamo che per chi soffre di claustrofobia non è il massimo stare qui dentro. Come segno di vittoria vi faccio una foto con questo cartello che ci dice che da adesso in poi non possiamo più andare perché siamo senza guida. Dobbiamo chiedere quanto è lunga questa grotta. È carina, dai, no? Una bella esplorazione, non particolarissima onestamente, però bella l'esperienza perché siamo stati solo io e la Flecchia dentro alla terra per 200 metri in una grotta tutta per noi nel silenzio assoluto. Ma vedete quei filamenti che sembrano delle ragnatele penzolanti? Quelli sono i glowworm, sono le lucciole delle grotte. Noi le vedemmo in Nuova Zelanda e quelle quando scende il buio emettono una luce blu ed illumina tutta la grotta. Sono spettacolari, è uno dei fenomeni naturali più belli che abbiamo visto io, la Flecchia e Nuova Zelanda. All'uscita della grotta abbiamo chiesto ai ragazzi che ci lavorano qui nel Parco Nazionale quanto fosse lunga la grotta, e ci hanno detto che è lunga 1,6 km, quindi immaginate per quanti metri ancora si può camminare e si può esplorarla. Noi abbiamo fatto solo 200 metri di quel 1,6 km, e gli abbiamo detto anche che avevamo visto questi glowworm, questi insetti che si illuminano, e loro ci hanno detto che sono i glowworm, ma questi qui non si illuminano, a differenza di quelli dell'Australia e della Nuova Zelanda. E quel filamento non è l'insetto di per sé, ma è una secrezione che produce l'insetto e utilizza per attirare le prede di cui si nutre. Ora andiamo nel secondo ingresso del Parco Nazionale e andiamo al Blue Hole, questa piscina naturale dove ci facciamo il bagno, perché non c'è il sole ma c'è un'umidità talmente tanto alta che non lo so, sembra che ci sono 40 gradi, cioè si suda anche a star fermi. Ok ragazzi, siamo pronti a farci un bel bagno perché dopo la sudata nella grotta ne abbiamo bisogno. Sembra anche una bella piscinetta, dai. Buttati tu. Com'è la Flecchia? È fredda, però fa bene per la circolazione del sangue. E ora
l'ora della merenda, del momento tanto atteso. E stamattina abbiamo preso i muffin o i cupcake, non chiedeteci con cosa, ai menoniti, e ora facciamo merenda. Buoni. Bravi menoniti. Buoni. Sono al limone. Non sono stomacosi, nonostante c'è la glassa. Buoni, bravi. Mi ciaccila perché è un casino, pensa sempre solo a mangiare. Ero davanti al Blue Hole e gli dico a lui: sto pensando come cucinare i cornetti. Poi adesso mi fa: vado dietro a prendere il caffè. Tu intanto di agli amiciacci che adesso andiamo a comprare il formaggio. Cioè ovvio. Vabbè, ma... pensa solo a mangiare, cioè. Comunque, allora io voglio dire una cosa, cioè io e Citta mangiamo le stesse porzioni, no? Cioè quando mi dite fai mangiare sto ragazzo, lui mangia. Solo che lei mette chili che io perdo. Che lui perde, quindi c'è qualcosa che non va. O c'è qualcosa lei che non va. O c'è qualcosa. Non lo so. Colo. Ho portata la mia bambina. Il mio momento tanto atteso. A non comprare era il formaggino. Non era la grotta, non era la piscinetta, ma era il momento del formaggio. Ragazzi, guardate quanta roba che offre questo negozio. C'è la ricotta $6 bellisiani, quindi sono 3 euro, con anche il formaggio fresco. C'è la mozzarella, ce n'è di roba. Ma no, c'è la ricotta, non il queso fresco. Il queso fresco io non ritengo. A quanto? No, ma che sfiga, l'ha preso lui. La ricotta mi è niente, ragazzi, la missione formaggio continua. Non ci credo, il signore prima di noi ha finito il formaggio. Ammucciaccio! Dopo questa strada che è stata veramente panoramica e scenica, perché è davvero, cioè, fantastica. Sì, in mezzo alla giungla, verde, verdissima, con un po' tutto il Belize. Pieno di palme, adesso raggiungiamo il mare belisiano. Speriamo che qui non ci sono le alghe, come insomma, come ci sono ultimamente in tutto il Messico. Siamo arrivati nella città d'Angriga e questa è la nostra prima vista mare del Belize. E la Flecchia è andata a chiedere se possiamo dormire qui. Ve l'avevo detto che vi portavamo al mare stasera. Tra poco c'entra dentro, questa è la nostra preoccupazione. Abbiamo chiesto all'albergo qua a fianco, ha detto di no, speriamo in bene, altrimenti mattina galleggiamo. Steven. We're gonna close because all the mosquitoes are coming. A donation, man, or something. We can give you something to eat. Might have to spend money sometime, man. We can give you something to eat. You want a banana? It's too late. I don't want a banana. It's too bad. That's why we said you should keep all these coconuts and tomorrow you can sell them. I want to support me. There's no support. We can support you with some food. I told you. What kind of food? Banana. We have bananas. A couple of bananas and two or whatever bananas and take a coconut and go and sell that. Yeah, take back your coconut. You can sell them. Yeah, take it. Yeah. Of you course. Can sell them. Yeah. Certo. You can sell them. Yeah, what we said.
andavo svenuto prima. Ecco qua. Where is the banana? I'll take one banana for you. You want one banana? Yeah, one banana. Hai una banana. They're good, they're fresh. Yes. They're from your country. Good night, Steven. Good night meeting you. Have a nice time. You too. You when too. Can you come back to the village? Gonna teach me something? I don't know. I'm gonna teach you something. Of course. Good night. E così, misteriosamente come è arrivato, scompare nella notte. The Coconut Man. It's Coconut Man. Where? Hallelujah, it's Snake Man. Yeah. Oh yeah. Sono tutti men. Amiciacci, qui in Belize ci sono tutti i tipi di men. C'è lo Snake Man, l'uomo dei serpenti. C'è il Coconut Man, l'uomo dei cocchi. E tutti sono accomunati da una cosa. E cioè? Essere amichevoli all'inizio e poi alla fine chiedere il denaro. Detto questo, ci siamo svegliati a Dangriga, un'altra città belisiana, e come tutte le città belisiane non è che c'è molto da vedere, quindi non vedremo nulla, poco e niente. Siamo venuti qui soltanto per dormire perché ieri si era fatto tardi e abbiamo dormito benissimo. Ragazzi, siamo onesti, da quando siamo in Belize ci facciamo di quelle dormite il città la notte che... Sì, perché l'impressione che ci sta dando questo Belize è che sia più rilassante del Messico. Molto. Oggi Flecchia, cosa facciamo? Oggi andiamo a camminare. Oggi il città mi porta a camminare in un altro parco nazionale che sta lungo la strada per andare verso sud. Si dovrebbe chiamare Mayflower, ma non voglio dire una cavolata, quindi ve lo dico dopo. Dobbiamo dire che il mare fa schifo, un po' come la parte del Messico piena di alghe. Sicuramente intorno alle isole è decisamente meglio, anzi spettacolare, però lungo la costa direi di no. Prima benzina in Belize, ragazzi. Il prezzo è molto più alto, quindi abbiamo fatto bene a fare il pieno in Messico. Qui la vendono al gallone, quindi come in America. E un gallone sono 13 dollari belisiani e mezzo, quindi siamo sui 7 euro al gallone, che equivalgono a 1,70 euro al litro più o meno. Mi assumeranno prima o poi a fare le strade. Ride lui, ridi. La Flecchia va a controllare quanto profonda è questa pozza. È dura? Sì, sembrerebbe di sì. Buongiorno! Good morning, girls! Siamo arrivati! Dopo 5 km di strada così ce l'abbiamo fatta. Non male, non male. Cocawina National Park, baby! Guardate il mio piattino, sembra che arrivo dalla città. In the jungle, welcome to the jungle! Dai, andiamo! Cioè, stavo uscendo sulla strada, meno male che tra virgolette l'ho spaventato io con la mia voce da gallina. Perché altrimenti stava sulla strada e niente, lì che fa riposino pomeridiano. Allora, i ragazzi del parco ci hanno avvisato su quali animali riusciamo ad avvistare oggi. Il primo è la capra di montagna, che si trova anche nelle giungle belisiane. Uh-huh. Il secondo è la capra di fango, che è quello che viene da Ascoli. Dove passo, Flecchia? Dai, vai, buttati! Zattera fila di pinghi. Abbiamo trovato la zattera. Per attraversare il fiume. Ma come vai avanti? Allora, no!
Ah, dobbiamo fare la cespolata. Ce ne servono due. Esatto. Dai, dai. Una. Esatto. Stai affondando. Mayday, mayday. Houston, got a problem. Quando usciamo ci facciamo pagare a noi il biglietto d'ingresso per il mantenimento del parco. Botox! Ma... sei lavato. Oddio, oddio. Sembra di essere nei videogiochi della PlayStation, no? Che hai tutti i livelli da affrontare. Primo livello affrontato e passato con successo. Nel Parco Nazionale Mayflower, quindi il fiore di maggio, ci sono 7 cascate. Noi abbiamo deciso di fare l'Antilope Fall, che è quella che ci ha consigliato il ranger. Sono 45 minuti per raggiungerla e il sentiero è tutto in salita. Quindi suderemo, però ci si può fare il bagno. Quindi poi arrivati su, la ricompensa è una bella rinfrescata in acqua fredda. C'è un'altalena naturale? Vai! Ma che ti cascano i serpenti in testa? Siamo arrivati finalmente! Si sente la cascata, adesso andiamo a farci un bel bagno, ce lo meritiamo. Era troppo bello per essere vero. Se vogliamo nuotare dobbiamo arrivare in cima alla cascata, quindi dobbiamo ancora camminare. Qua si sale, bisogna arrampicarsi per arrivare in cima. Qui c'è una corda e dobbiamo salire in pratica sulle scale che questo albero gigante con le sue radici ha formato. Altro che 45 minuti, un'ora e mezza per arrivare in cima. Adesso ci facciamo una bella nuotata. Tu te la fai. Giusto per togliere il sudore. Guarda il prisma. È fredda. Pensaci! Lo faccio per voi. Voi direte, ma dopo che avete visto un coccodrillo, non avete paura a farvi il bagno? No! Perché abbiamo chiesto! E ci hanno detto che qui i coccodrilli non ci sono. Non ci sono animali. Quindi è sicuro farsi il bagno. È solo la flecchia! È solo la flecchia! Lei è l'unico animale di cui avere paura in questa giungla. Dovunque andiamo noi campeggiamo. Dovunque andiamo la flecchia trova un modo per stendere. Guardatela. Nudi e crudi nella giungla.
stavamo. L'acqua non era neanche tanto fredda. La differenza è la cosa positiva è che adesso è tutta in discesa. Quindi da una parte bisogna anche stare attenti a non scivolare, però almeno non facciamo fatica. Questa giungla mi distrugge. Certo che la natura è proprio straordinaria, eh? Bravo vecchia! Ok, mi giaci! Anche questa è fatta! Che bella giornata oggi! Un'altra bella giornata in Belize! In Belize! In mezzo alla natura, con la flecchia da paura! Grande! E con questo concludiamo questo video! Vi salutiamo! Un bacione! Ciao! Flecchia, sei pronta a entrare? Prontissima! Andiamo! Mi sta accendendo! Diciamo che per chi è claustrofobico Claudiofobico e diciamo che per chi soffre di oddio, tu sei come un mennonita, cioè non ascolti la musica. Digli cosa mi hai detto. Digliela. Io ho detto, io l'unico rumore che sento è quello del macinino del caffè. Questo è l'unico rumore che gli piace sentire, capito? L'unico suono. L'unico suono che gli piace sentire. Oh, comunque lui si diverte a prendermi la flecchia. Cassino, mi giaccio, cassino. Siamo due idioti. Nel parco... Sono la regina della giungla! Amazing!